come hai trovato questa realtà Erasmus a Foggia la prima volta che sei qui? Dunque, l'associazione di Foggia per noi è un fiore all'occhiello del network italiano. Noi siamo composti da 50 sezioni lungo il territorio nazionale e dobbiamo dire che Foggia, nonostante abbia dei numeri magari come Erasmus in entrata inferiori ad altri atenei più grandi, rappresenta veramente quello che noi vorremmo vedere in ogni sezione di SN, perché ha un ottimo seguito tra gli Erasmus. Ha numeri in crescita anno dopo anno, il che significa che i ragazzi lavorano bene, offrono dei servizi molto validi agli Erasmus e soprattutto SN Foggia partecipa poi ai progetti nazionali che riescono a dare quel qualcosa in più al network che vada oltre il semplice dare servizi agli studenti che arrivano appunto dall'estero. Quindi siamo molto contenti di SN Foggia, sono qui oggi appunto per testimoniare questo e vedere dal vivo come i ragazzi accolgono questi studenti che sono appena giunti in Puglia. Senti, nello specifico di che cosa si occupa un volontario, perché di fatto sono dei volontari di ESN, cosa fa? Sì, noi siamo ragazzi rientrati da esperienze Erasmus, quindi noi conosciamo perfettamente quali siano le difficoltà che uno studente incontri nel paese straniero dove va e quindi abbiamo un unico obiettivo che è quello di far sentire a casa gli studenti che arrivano in Italia. Innanzitutto li aiutiamo a trovare un alloggio che può rappresentare un problema in determinate città e poi li aiutiamo a farli sentire a casa. Qui a Foggia, per esempio, mi ha molto colpito la volontà dei ragazzi di SN Foggia di far imparare anche qualche parola di dialetto foggiano ai ragazzi, visto che gli Erasmus erano molto, molto interessati a questa piccola esperienza. Portare una ventata di internazionalità a Foggia è importante e può essere una svolta, oserei dire quasi una salvezza. È importante investire però in tal senso. Investire non significa per forza in termini economici, Investire in termini di attenzione. Dare una certa importanza a tutte le attività che non precludono l'internazionalità. Perché? Perché spesso succede, spesso tentiamo di portare soltanto l'acqua al mulino di certi personaggi o certi poteri e poi le realtà belle come la SN Foggia non ricevono alcun aiuto. Solo perché? Perché ci tengono a rimanere delle realtà pure. Senti, da questo punto di vista, quindi la tua critica comunque è rivolta anche nei confronti della struttura dell'università, dell'istituzione che forse non vi ha seguito come avrebbe dovuto, e ancora forse non lo fa? Diciamo che di sicuro meritiamo di più, questo è sicuro, meritiamo molto di più. Non dico che abbiamo poco, ma meritiamo di più, perché avere un network come SN a Foggia è molto importante. È un dirigente, un delegato, un qualsiasi personaggio che possa avere un risvolto positivo, che prende decisioni all'interno dell'università, dovrebbe, a parer mio, deve dare una maggiore visibilità a un'associazione del genere e maggiore disponibilità.